Ciao amici di moto.it e benvenuti in questo nuovo video. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo con le ragazze del progetto Dal Tacco al Tassello, Laura, Elisa e Sara, le protagoniste appunto di questo progetto che ha visto moto.it come media partner. Le abbiamo seguite in tutta Italia, in tutti gli eventi più importanti riguardanti l'adventure. Esatto. Com'è andata quest'anno? Beh, direi da Dio, è stata una delle esperienze più belle che ho fatto finora nella mia vita, quindi la classifico sicuramente nel podio, perché proprio ho preso il coraggio e anche un po' l'incoscienza, perché poi col senno di poi dico come ho fatto a fare certe cose, e quindi grazie a tutti gli sponsor che hanno permesso questa cosa, grazie alle mie compagne ovviamente, grazie a Renato che ci ha supportato. Tutto è partito a Malpensa con una selezione che non è stata proprio banalissima. No, ma non so se hai visto i video del perfetto della GoPro. Cioè, pianto totale, è stato proprio quello lì uno dei momenti più emozionanti. E ve lo sareste mai aspettato, magari passatevi il microfono, certo, di essere le selezionate, però anche le vincitrici, perché comunque non è stata una cosa proprio banalissima, no? No, sicuramente non ce lo aspettavamo e infatti è stata un'emozione incredibile. Io non l'ho realizzato subito, forse l'ho realizzato dopo che è stato detto anche il nome della mia compagna Laura, che già conoscevo. E al momento probabilmente abbiamo realizzato insieme, ho detto ok, mi sa che inizia l'avventura, e alla fine è cominciata e non ha fatto altro che proseguire nel migliore dei modi, è stato bellissimo. E l'evento più tosto è anche quello che vi ha fatto divertire un po' di più, qual è stato? Forse l'ultimo, perché ho ancora il ricordo dello Swan Rally di Sardegna, sicuramente forse un po' il più completo. Sì, forse anche un po' il più completo, perché siamo partiti da appunto Malpensa, siamo arrivati a Genova, quindi già là c'era un entroterra particolare, per poi sbarcare in Sardegna che avevamo un territorio completamente diverso. E le nostre Honda 300L ci hanno dato il loro bel da fare, sì. Comunque sono moto comunque semplici da guidare, no, totalmente molto. Ma poi con le gomme è andato tutto da Dio, con le Six Days Extreme abbiamo fatto veramente di brutto, sì, no? E sassi, sabbia, e poi anche vabbè, la navigazione è stata molto utile, ovviamente Garmin, perché senza di quello, che poi comunque le gomme ci avrebbero molto trovato con i pastori in Sardegna. che non è successa questa cosa, perché alcune compagne, l'ho vista, ero in Sardegna al Sardegna Grand Tour, qualcuno ha qualche dritto nonostante le gomme performanti. Vabbè, ma certo, ma ovvio. Laura? Ma no, questa è stata una parentesi, se non sbaglio, della Mille Sassi. Esatto, che si è finita, ha fatto olio cuore oltre la staccionata. Una curva, l'ho presa un po' dritta, però sono caduta in piedi e questo è l'importante. Sì, anche Elisa, bene. passione guadi in Sardegna. Ci sono dei video in rete che è lì che lotta con mamma con mia, la poi dopo, perché beh, dopo un po' le 2-3 guadi in Sardegna. Ma le braccia ti abbandonano dopo un po', quindi se la prima volta che cadi già lì dici cavolo, la forza un po' la perdi, quindi poi da lì è un'escalation di cadute, vabbè, lasciamo perdere. Nel 2024 che combinate? Nel 2024 è cosa combiniamo? Punto di domanda. Non lo sappiamo ancora, sicuramente, come dire, ci ha dato un po' uno slancio nel mondo dell'avvento. Certo. Sì, quello esatto. Che volevo dirvi infatti ragazzi è che, facciamo un piccolo spoiler, Dal Tacco al Tassello prosegue, quindi rimanete sintonizzate, drizzate un po' le orecchie su moto.it perché saprete un po' cosa andrete a fare nel 2024. Ancora tutto un po' in divenire, però state connessi sui nostri social ovviamente, perché spiegheremo le modalità di partecipazione di quest'anno, qualcosa cambierà in meglio ovviamente, e quindi insomma seguiteci. E quindi ragazzi, ma che fate? Chissà se ci saranno le nostre veterane. Che dite, le fate un invito alle ragazze a partecipare a questi eventi? Allora ragazzi, mi raccomando, rimanete connessi giusto sui social, ci sono tutte le pagine, potete seguire la Mazzucchelli che vi dirà esattamente. Seguite anche moto.it. Per file per segno cosa fare, e ci saranno queste selezioni dove potranno partecipare tutte le ragazze, quindi se avete coraggio, se avete la voglia di fare, buttatevi, fatelo, perché è un'esperienza bellissima, c'è la possibilità veramente per tutte le appassionate. Quindi cioè, non perdetevi d'animo, buttatevi e vedrete che ce la farete. E ora ragazzi, è arrivato il momento delle premiazioni.
siamo con Renato Zocchi di Adventure Riding. Ci ha portato a spasso per tutta l'Italia e abbiamo seguito questi eventi adventuring spettacolari. Io sono andato al Sardegna Grand Tour e andate a vedere il video su moto.it, mi sono divertito come un bambino. Però soprattutto ha seguito tutto il progetto di D'Attacco al Tassello. Sì. Come è andato nel 2023? Ma è andato bene, a parte che il valore devono darlo le ragazze. Abbiamo dato l'opportunità a tre ragazze di andare in moto, di farsi conoscere, di partecipare agli eventi più importanti d'Italia. Si sono divertite, ce l'hanno messa tutta, sono cadute, non si è mai fatto male a nessuno, quindi credo un bel successo e siamo pronti per la prossima edizione. Stiamo definendo gli ultimi particolari. Saranno tre ragazze nuove, quindi si ripartirà da zero, perché lo scopo del progetto è dare un'opportunità a delle ragazze. Ci sarà una prima selezione sui social media e avremo gli stessi partner dello scorso anno, moto.it, Metzler e Honda Motor, quindi una soddisfazione che vuol dire che anche gli sponsor credo ne siano stati contenti. Poi ci sarà, dopo questa prima selezione sui social, ci sarà una selezione pratica che si svolgerà in aprile al campo di motocross della Malpensa, ma diciamo tutte le novità tra poco su moto.it. Quindi ragazzi, Renato vi ha detto tutto, però le protagoniste sono le ragazze. C'è chi ha usato la Honda 300, ma anche chi è stata particolarmente brava e ha usato anche la Transalto. Quindi sì. Ragazzi, queste partecipanti l'hanno date secche, come si dice in gergo, sono divertite. Sono diciamo migliorate molto, per cui Honda Motor ha deciso a metà stagione di far partecipare una delle ragazze, quella un po' più altina, a due manifestazioni, sella la nuova Transalp, quindi è stata un'emozione enorme per lei. Poi ragazzi, è importantissimo, per il 2024 Adventure Riding ha organizzato tantissimi eventi in tutta Italia. Ce le racconti, Renato? Sì, abbiamo riconfermato i classici. Noi abbiamo due tipologie di eventi: i Grand Tour, che sono degli eventi adventuring, turistici, studiati soprattutto per le Maxi Enduro, e gli Swank Rally, che al momento sono tre, uno in svolgimento adesso qua sul piazzale di MBE, poi avremo lo Swank Rally di Sardegna, quest'anno è il 40° compleanno, quindi grande festa in Sardegna, e a febbraio lo Swank Rally Tunisia, dove porteremo tutti in mezzo alle dune, in mezzo al deserto. E sono aperte le iscrizioni? Le iscrizioni sono aperte, abbiamo già tantissimi stranieri iscritti, perché queste gare hanno avuto un grandissimo successo in 15 nazioni e quindi abbiamo tanti partecipanti. Poi abbiamo i Grand Tour, voi avete visto lo scorso anno la Sardegna, bellissimo. Quest'anno i Grand Tour però avranno una grossa novità: intanto diventano quattro, perché alla Sardegna e alla Spagna si aggiungono la Toscana e l'Umbria con degli eventi di due giorni, ma la grossa novità è che nei nostri adventuring quest'anno ci sarà anche una categoria competitiva, una categoria competitiva che non è basata sul tempo ma sulla capacità di orientamento per trovare dei waypoint, quindi ci sarà una classifica per chi vuole partecipare a questa categoria, ma ci sarà la possibilità di partecipare senza la licenza di pilota ma con la tessera del motoclub, proprio perché non c'è la componente del tempo, quindi una bella novità. Quindi quest'ora ragazzi, ma cosa aspettate di iscrivervi, dai? E ora ragazzi, passiamo un po' a quello che ci ha dato la sicurezza. Le ragazze hanno utilizzato gomme Metzler durante tutti gli eventi, quindi ora parliamo con Ferdinando Visconti di Metzler. Ci siamo ragazzi, Metzler è stata presente durante tutto il progetto, dalle selezioni a Malpensa, con una prova assolutamente non banale, poi per tutti gli eventi avete fornito le gomme al progetto D'Attacco al Tassello per le Honda. A noi ci ha fatto un grandissimo piacere essere partner del progetto D'Attacco al Tassello. Il fenomeno del motociclismo in rosa sta esplodendo e a noi ci piace moltissimo l'idea di cavalcare questo progetto e di dare l'opportunità a ragazze in gamba, volenterose, a poter affrontare certe avventure, certi eventi che si sono rivelati anche piuttosto impegnativi. Le ragazze si sono divertite durante
tutti gli eventi sono rimasti particolarmente soddisfatti dalle gomme, nonostante comunque gli eventi tipo la Sardegna così propongono diverse varietà di terreno, quindi le gomme sono comportate sempre bene, non hanno mai dato un segno di cedimento durante tutti i terreni dell'Italia. Quindi un plauso anche da parte di Moto.it a questo prodotto che è molto molto valido. Grazie. E per il 2024 appunto sarete partner e sarete presenti a Malpensa per le selezioni? Saremo presenti a Malpensa per le selezioni, non vediamo l'ora di incontrare le tantissime ragazze che sicuramente si iscriveranno e quindi a presto, ci vediamo in primavera. Ragazzi, quindi rimanete sintonizzati su Moto.it, seguiteci sui social, sempre orecchie dritte, perché da un giorno all'altro pubblicheremo il servizio e quindi ragazzi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!